A questa seconda commissione di questo pomeriggio in cui discuteremo di Lenin e Trotsky, le differenze vere e presunte, introduce Claudio e vi ricordo che innanzitutto alla fine di questa discussione è necessario che ogni compagno riprenda le proprie cose e cerchiamo di lasciare questo posto così come l'abbiamo trovato, dato che ci hanno dato questa possibilità e vogliamo mantenerla, quindi lasciamo pulito, prendiamo gli zaini e tutto quanto. Inoltre vi ricordo che la sessione di domani inizierà alle 10 e sarà in Valvassori Peroni, nella mail trovate tutte le informazioni. Inizieremo per l'appunto alle 10 e per arrivare lì basta scendere alla fermata della metropolitana di Lambrate. Per la discussione abbiamo dei tempi un po' stretti, dato che dobbiamo finire tassativamente entro le 19, per cui chiedo a tutti i compagni, esatto, entro le 19 dobbiamo essere fuori di qui, per cui magari qualche minuto prima, per cui chiedo ai compagni che pensavano già di intervenire di segnarsi subito durante la relazione di Claudio, così possiamo gestire al meglio i tempi. Chi sta riprendendo posto, chiedo di non fare troppo casino, così posso dare la parola a Claudio. Compagni, lascio la parola a Claudio per l'introduzione. Non riesco a far partire la registrazione. Ce la faccio. Buonasera, compagni. Allora, in questi giorni, riguardando un attimo gli appunti per questa introduzione, ho tirato giù da uno scaffale un libro che a suo tempo è stato famoso e anche famigerato, che si chiamava, era conosciuto familiarmente come Il Breve Corso, si chiamava Storia del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che ci ha regalato una compagna che suo papà era un vecchio militante del PC, ed era il manuale di formazione dei quadri, diciamo, di primo livello, diciamo, medio-basso, di tutti i partiti comunisti del mondo, edito nel 1938. E dunque, diciamo, in pieno auge dell'era staliniana. È un libro a suo modo interessante, non brevissimo, che vale la pena di aver aperto almeno qualche volta nella vita, e si possono trovare valutazioni di questo genere. Per esempio sulla insurrezione d'ottobre dice Trotsky, che per motivi non ben chiari era il presidente del Soviet di Pietrogrado, per vantarsi disse la data dell'insurrezione. Allora Stalin dovette intervenire e far anticipare di un giorno sotto la direzione del Comitato Centrale del Partito, poi tornerò su questa discussione, per impedire il disastro della rivoluzione. Testuale così. Oppure quando si parla della rivoluzione del 1905, in cui sempre Trotsky, sempre inspiegabilmente, era presidente del Soviet di Pietrogrado, dice il Soviet di Pietrogrado era dominato da Trotsky e dai menscevichi e dunque aveva una politica antirivoluzionaria, non voleva lottare per la presa del potere, mentre invece il Soviet di Mosca, dove effettivamente i bolscevichi avevano una presa maggiore, anche perché avevano seguito una politica più corretta, lì si fu l'insurrezione ispirata da Lenin e da... È tutto, diciamo, un florilegio di queste opinioni, però perché lo cito? Dobbiamo dirlo, quasi nessuno oggi direbbe una cosa così, però i gruppi stalinisti veri che ci sono pensano ancora a questo. Qualche anno fa è stato pubblicato in Italia un libro di cui non dirò il nome, il titolo, che in 1500 pagine di illazioni, ne ho lette 100, online, la parte online gratis, perché poi è pure finanziato dalla Repubblica Popolare Cinese, perché quelli che l'ha scritto sono agenti del governo cinese, in cui dimostra che Trotsky effettivamente è proprio vero che era un agente nazista, non è un'ipotesi, cioè è proprio andata così, per cui lo pensano ancora, però obiettivamente non è questo magari il principale, diciamo, aspetto che dobbiamo toccare oggi, che pure è interessante, cioè la questione della falsificazione della storia e della rivoluzione d'ottobre e degli anni successivi sotto lo stalinismo, ma credo che ci interessano di più altri tipi di polemiche, non, magari meno truculente ma non necessariamente più in buona fede, che appartenevano alla fase precedente o alla fase successiva allo stalinismo, per cui diciamo
prima del consolidamento del regime di Stalin, vogliamo dire fino al 1927-28, oppure dopo il 1956, quando ci fu appunto la cosiddetta destalinizzazione, perché anche in Italia, peraltro, diciamo, nei partiti comunisti diventava ormai insostenibile questa caricatura che derivava dai processi di Mosca, da questa logica della caccia alle streghe dei processi di Mosca, e si diceva: no, vabbè, Trotsky forse non era proprio un agente giapponese, tedesco, americano, a seconda dei momenti, però le sue concezioni erano radicalmente diverse e per certi versi contrapposte a quelle di Lenin, e dunque si tentava di ingaggiare un dibattito ideologico. Io devo dire che i temi fondamentali di questo tipo di discussione sono stati trattati in maniera, io credo, magistrale, in uno dei libri migliori che abbiamo, beh, tutti i nostri libri sono ottimi, però diciamo che abbiamo pubblicato, che è Lenin e Trotsky per cosa realmente lottarono, che è un libro che ha avuto la sua prima edizione nel 1969-70 in Gran Bretagna, precisamente come risposta a un teorico e dirigente allora della gioventù comunista britannica, poi del Partito Comunista Britannico, che si chiamava Monty Johnston, che aveva tentato appunto di rielaborare la critica a Trotsky, non nei termini che accennavo all'inizio, ma nei termini di dire: discutiamo le idee, discutiamo le posizioni. Io credo che quel testo va molto più in là di quello che io potrò andare ovviamente in questa introduzione, però contiene veramente una ricostruzione millimetrica di quello che è il dibattito su tutti i diversi argomenti. Io ne citerò alcuni con l'avvertenza appunto che ho pensato che per questa occasione fosse più utile andare sui punti di discussione teorica che furono reali, piuttosto che appunto sull'altro aspetto della di combattere la falsificazione eccetera, che è fondamentale ma che secondo me non è al centro per quello che riguarda questo seminario. Ora la discussione parte presto, alcune cose sono già state fortunatamente accennate questa mattina, quando Trotsky aderisce alla socialdemocrazia ed è appunto non solo un convinto ma addirittura intransigente sostenitore delle posizioni di Lenin, dell'Istra all'inizio del Novecento, però diciamo alla prima curva va dritto e si trova con i menscevichi, perché è un dato di fatto, appunto tra il 1903 e la fine del 1904, sul dibattito del secondo congresso, come spiegava questa mattina Alessandro. Tuttavia la vera discussione, per la verità, doveva ancora cominciare, e comincia proprio nell'impellenza, nell'avvicinarsi della rivoluzione del 1905, di cui diciamo già ci sono i segnali negli anni immediatamente precedenti. Alessandro ha già citato stamattina la famosa frase di Plekhanov, quando disse: la rivoluzione in Russia vincerà come rivoluzione operaia o non vincerà affatto. Era molto prima, era il 1889, e quella dichiarazione, che è un po' diciamo l'atto di nascita del marxismo in Russia per certi versi, anche se in realtà era già da qualche anno che esisteva il gruppo di Plekhanov, avevano fatto delle polemiche tuttora valide, però aveva un senso molto preciso che dobbiamo saper collocare in quello che era il dibattito non solo in Russia ma addirittura in Europa nel movimento socialista. Perché che il regime zarista fosse un regime cadente, marcio, che sopravviveva a se stesso, era un po' diciamo il luogo comune non solo fra i socialisti ma fra tutte le menti illuminate d'Europa, che fosse appunto un po' la vergogna del continente, e che dunque si avviasse a una rivoluzione. E la polemica di Plekhanov era contro i populisti, che immaginavano appunto la rivoluzione contadina, che avrebbe evitato alla Russia diciamo di passare attraverso le brutture del capitalismo, che l'avrebbe condotta direttamente a una forma di socialismo contadino di tipo appunto con forti suggestioni anarchiche, come già si diceva prima. Tuttavia quella polemica dei primi marxisti russi, che era assolutamente sacrosanta, per dire che la Russia non era un paese a parte, che si stava già inserendo nel sistema del capitalismo mondiale, dunque ne avrebbe introiettato tutte le contraddizioni, molto rapidamente nel giro degli anni successivi si vide che conteneva diciamo letture potenziali molto diverse, perché la lettura che in realtà poi fu prevalente nel movimento socialista era di tipo
rigorosamente schematica e gradualista. Cioè, cosa voleva dire quella frase? Voleva dire la Russia è ancora un paese semicapitalista, bisogna aspettare che il capitalismo si sviluppi, si insedi completamente, che lo sviluppo del capitalismo crei l'industria, che l'industria crei la classe operaia, alla fine di tutto questo ci sarà un proletariato che potrà fare la rivoluzione in Russia. E dunque si prefigurava per la rivoluzione in Russia come un percorso rigidamente calcato sulla storia delle rivoluzioni borghesi del XVIII secolo, della rivoluzione francese in particolare, o della rivoluzione inglese americana, cioè che prima di poter parlare di socialismo in Russia ci voleva tutta una tappa di sviluppo capitalistico e di sviluppo borghese. Ora, che la Russia fosse un paese arretrato e avesse questo fardello che gli gravava addosso era un fatto indiscutibile. Tuttavia, entra uno degli elementi originari del pensiero di Trotsky che va confrontato con l'elaborazione di Lenin. Arretratezza, dice Trotsky, non significa semplicemente ripetizione. Cioè, il paese arretrato non segue pedissequamente le stesse tappe dello sviluppo storico che hanno seguito i paesi che sono venuti prima di lui. In particolare, concretamente parlando della Russia, Trotsky e anche Lenin evidenziano, diciamo, come il rapido sviluppo del capitalismo derivante anche dall'ambiente economico internazionale, cioè dal fatto che la Russia è un paese arretrato ma inserito ormai in un'Europa pienamente sviluppata da un punto di vista capitalistico, arrivano in Russia i capitali tedeschi, francesi in particolare, belgi, a impiantare grandi fabbriche, un po' per capirsi un processo simile a quello che abbiamo visto, anzi su scala molto più vasta, non so, nel sud-est asiatico negli ultimi 40 anni, o in Cina, in Vietnam, in Bangladesh, in Indonesia, in tanti paesi che avevano un'eredità economica, una struttura economica piuttosto arretrata, ma in cui il massiccio ingresso del capitale internazionale ha creato che cosa? Ha creato in tempi rapidi una grande industria, per certi versi anche, lo dicevo anche stamattina, magari su base addirittura più avanzate dei paesi capitalisti storici, e dunque anche un grande proletariato estremamente concentrato all'interno di una struttura sociale che mantiene ancora i suoi caratteri arretrati, in particolare nelle campagne. E dunque questa lettura formalista, diciamo, di un marxismo assolutamente scolastico era contraddetta dai fatti. E fin dagli albori del movimento operaio, negli anni 90 dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ci si rende conto che questo pure piccolo proletariato, perché si parlava di 1, 2, 3, forse 4 milioni di operai industriali a un certo punto, più le ferrovie, il commercio, ma insomma forse 10-12 milioni di salariati, di proletari in senso generale in Russia prima della prima guerra mondiale, tuttavia svolgeva un ruolo politico assolutamente di primo piano ed era una forza di avanguardia in questa rivoluzione. Tuttavia tutti i marxisti, e su questo non c'era contraddizione tra menscevichi, bolscevichi, Trotsky, Lenin, nessuno, continuavano a definire la rivoluzione incipiente come una rivoluzione borghese. Perché? E qui dobbiamo capire cos'è una rivoluzione in termini marxisti. Una rivoluzione borghese non perché non ci fosse il capitalismo in Russia. Alessandro citava stamattina la famosa opera di Lenin quando dice: guardate che il capitalismo è già qui, non solo nell'industria ma anche nelle campagne si stanno insediando sempre di più rapporti di mercato, rapporti di scambio che sono ben lontani dalle vecchie relazioni feudali. Tuttavia, da un lato questo processo è incompleto, rimangono classi, l'aristocrazia terriera in particolare, che detiene una gran parte della terra, che sono l'eredità sociale ed economica della struttura feudale dello Stato russo. Ma soprattutto è la sovrastruttura che entra in contraddizione con questo sviluppo. Lo Stato zarista entra in contraddizione irrimediabile con lo sviluppo capitalistico dell'economia e della società. E come spiega fin dal manifesto del Partito Comunista, cos'è una rivoluzione? È, diciamo, la nuova realtà economica, la nuova realtà sociale che rompe la vecchia sovrastruttura politica dello Stato. La rivoluzione francese
rompe la struttura dello Stato, della monarchia assoluta. Le rivoluzioni borghesi dell'Ottocento, compreso il Risorgimento italiano, anche quelle rompono i vecchi stati e staterelli ereditati dal feudalesimo, diciamo, i residuati del feudalesimo, ormai diciamo, era ben poco ne rimaneva, e lo stesso problema si poneva in Russia. Dunque, democrazia, rivoluzione borghese quanto a contenuto, quanto a necessità politica, ma con questa combinazione di forze molto, molto particolare, che non poteva essere semplicemente ricalcata prendendo il manuale di Jean Jaurès della storia della rivoluzione francese e dire questo è quello che dobbiamo applicare, questa è la strada che abbiamo davanti. Su questo terreno la discussione diventa immediatamente concreta appunto nel 1904-1905. È affascinante, per certi versi interessante, andare a rileggere quei testi, perché si vede la differenza assoluta tra appunto l'analisi, diciamo, fatta contemplativa, mi verrebbe a dire, che si può fare, magari anche acuta, con tanti dati, con tante cose, e invece l'impellenza dell'elaborazione di questi testi da parte di Lenin, Trotsky e tutti gli altri, noi stiamo cercando di capire la realtà russa, perché dobbiamo agire, e dobbiamo agire immediatamente, in tempi brevi, in queste contraddizioni che stanno esplodendo. Per tutto il periodo che va dal 1903-1905, se vogliamo, al 1917, Lenin e il partito bolscevico manterranno quella parola d'ordine che è già stata citata stamattina, cioè la risposta alla domanda qual è la natura della rivoluzione incipiente in Russia, a quale regime, a quale sistema deve portare, coniano la formula della dittatura democratica degli operai e dei contadini. Dittatura perché Lenin dice qui una rivoluzione può arrivare, le rivendicazioni democratiche possono essere attuate solo per via rivoluzionaria, dunque da un potere, per capirsi, non è che adesso convinciamo lo zar convoca l'assemblea costituente legge un governo, il governo fa la riforma agraria, oppure democratizza la struttura dello Stato. Cioè, questo può essere fatto solo con una dittatura simile a quella, per esempio, dei Giacobini del 93 o di altre rivoluzioni della storia. Democratica perché? Democratica non si riferiva tanto alle forme dello Stato, si riferiva al contenuto sociale. Democratica voleva dire non socialista, voleva dire i compiti di questo regime saranno i compiti di una radicale rivoluzione democratica, che loro riassumevano appunto fondamentalmente nella riforma agraria, cioè espropriare la grande proprietà dell'aristocrazia, che era circa un terzo di tutte le terre coltivabili, abolire la monarchia e appunto instaurare una repubblica democratica, il più democratica possibile, e dunque diciamo distruggere la vecchia burocrazia dello Stato zarista, e poi, tema che con gli anni prenderà sempre più importanza, garantire i diritti democratici di tutte le nazionalità oppresse nell'impero zarista, che erano decine, di cui c'è una commissione nell'altra stanza e per cui non sappiamo cosa si sta dicendo, però sicuramente si sta dando la giusta importanza al tema, se no non l'avremmo messo. Per cui l'aggettivo democratico non si riferisce al fatto di saremo democratici, era proprio a negativo per dire questa rivoluzione non avrà ancora le condizioni per avviare una transizione verso il socialismo. E su questa posizione Lenin è chiarissimo. Io voglio dire una cosa, come poi si vedrà, la posizione di Lenin su questo era sbagliata, o possiamo dire che non arrivava a precisare tutto il suo contenuto e dunque poteva portare a un errore. Io credo che leggere i testi di Lenin, anche quando si sbagliava, per certi versi è più interessante, perché si vede il metodo, sia quando sbaglia sia quando poi va a correggere l'errore, perché appunto non è che dice vabbè, mi sono sbagliato, adesso abbiamo cambiato parola d'ordine, no, poi come dire, va a ricostruire esattamente cosa mancava o cosa era da mutare in una definizione, in una parola d'ordine, in uno slogan. La posizione dei menscevichi era: la rivoluzione è borghese, il potere spetta alla borghesia. Questo alla fine. E dunque ne derivavano due linee completamente diverse nella tattica, nella pratica e nelle parole d'ordine. Perché la linea dei menscevichi era dire: abbiamo una borghesia diciamo, che si sta formando politicamente, fondamentalmente attorno al partito dei cosiddetti cadetti, che altro non era
che le sigle di costituzionali democratici, cioè quelli che chiedevano una monarchia costituzionale, e dunque dobbiamo allearci con la borghesia, perché viva Dio, se è una rivoluzione borghese ci vorrà pure anche la borghesia, contro lo zarismo, ma perché questo mantiene il movimento più ampio e garantisce la vittoria. E poi dopo che questa borghesia avrà sviluppato il paese si parlerà di socialismo, si parlerà di movimento operaio. La posizione di Lenin era molto più realistica e radicalmente opposta e sottolineava due fatti molto importanti. Il primo, che la borghesia, cioè la, diciamo, nascente in Russia, che pure esisteva e giocava un importante ruolo, tuttavia non aveva assolutamente interesse a fare piazza pulita del regime zarista. Aveva interesse a un compromesso con lo zarismo proprio perché temeva un movimento popolare, cioè degli operai e dei contadini, che già sentiva le sue spalle, e sottolineava Lenin, sulla scia anche di Marx, dice: già nella rivoluzione francese la parte più decisiva della lotta di classe non l'ha fatta la borghesia, l'ha fatta la piccola borghesia, i giacobini. Lui dice il metodo plebeo di cioè tagliare la testa a tutti i nobili, fondamentalmente è una parte del clero, tranne i tanti preti che erano passati con la rivoluzione, perché la borghesia non è disposta ad andare così a fondo. Non lo era nel 1793 in Francia, meno ancora lo era nell'Europa dell'Ottocento, e in Italia ben sappiamo cosa fu il Risorgimento, cioè la borghesia tutto voleva tranne che mettersi a capo delle masse, infatti fecero i compromessi, diciamo, con le vecchie classi dominanti, meno ancora in Russia. E dunque diceva: la nostra linea non è allearci con i cadetti, ovvero con i liberali borghesi contro lo zar, ma è allearci con i contadini, dove per contadini si intendeva l'insieme della classe contadina, dunque anche quegli elementi, diciamo, non solo i più poveri, ma anche quelli che erano relativamente sviluppati come capitalismo agrario incipiente, per dare a questa rivoluzione democratica il suo carattere più profondo e più radicale possibile. C'è dell'ironia nel fatto che uno dei punti su cui si concentrava la discussione era la questione del governo provvisorio, perché nel 1905, perché i menscevichi dicevano: no, siamo marxisti, rappresentiamo la classe operaia, questa è la rivoluzione borghese, i socialisti devono stare fuori dal governo, potenziale governo di, diciamo, post-rivoluzione, dunque una posizione apparentemente ortodossa, perché dice: altrimenti ci liquideremmo nel liberalismo borghese. Lenin e Trotsky e Parvus con lui dicono: no, il nostro obiettivo è precisamente instaurare un governo operaio e contadino, secondo la formula che diceva prima, contro lo zar, ma anche contro i tentativi dei liberali di accordarsi con lo zar a spese delle masse per una riforma costituzionale che salvi i loro interessi, che permetta, diciamo, che dia il carattere più ristretto possibile a questa rivoluzione e poi riporti tutto all'ordine. Dunque, dico perché c'è dell'ironia, perché tradizionalmente anche allora i governisti nel movimento socialista erano gli opportunisti, non so, in Francia erano appena andati al governo la destra del Partito Socialista francese, in Germania c'era il dibattito sul revisionismo che rispecchiava questo, e qui, diciamo, apparentemente era la stessa discussione, ma in realtà il contenuto sociale era esattamente, il contenuto politico era esattamente rovesciato. La posizione di Trotsky è esposta parlando degli scritti dell'epoca, fondamentalmente in due testi che si chiamano, uno prima del 9 di gennaio, il 9 di gennaio appunto è la data in cui esplode la rivoluzione col massacro della Domenica di Sangue del gennaio 1905, e poi un testo ancora più articolato del 1906 che scrive mentre è incarcerato fondamentalmente, che si chiama Bilanci e prospettive, in cui appunto trae il bilancio della rivoluzione fallita a quel punto del 1905. Questi testi poi vengono ripresi, cioè questi argomenti vengono ripresi nella storia della rivoluzione russa e anche nel libro 1905 di Trotsky, che però ha delle compilazioni anche successive. Cosa dice Trotsky? E questo Alessandro stamattina ha definito visionaria questa posizione, penso che l'aggettivo sia pertinente. Trotsky muove sostanzialmente dalle stesse premesse di Lenin, ma aggiunge una serie di elementi, e cioè che la rivoluzione, diciamo, si farà anche contro i liberali,
prevalentemente, e che deve puntare appunto a un governo provvisorio insurrezionale, ma fa ulteriori ragionamenti sia di analisi sociale sia politici. E dice, in primo luogo, dittatura degli operai e dei contadini. Dice, i contadini indubbiamente sono la massa principale delle classi oppresse in Russia per numero, e per certi versi sono anche la massa d'urto che è impossibile contenere. Diciamo, la lotta di decine di milioni di contadini per la terra, se parte lo zarismo non potrà contenerla. E dice, tuttavia sono una classe che è dispersa nel paese, che è dispersa anche per condizioni economiche nelle diverse regioni, nelle diverse condizioni, diciamo, molto, molto differenziate, sociali e produttive, e che non ha una sua coesione se non attraverso il mercato, attraverso le connessioni di mercato che si stabiliscono però nelle città, nell'economia urbana e nei ceti, nelle classi che si sviluppano nelle città. E dice, non a caso i contadini non hanno una loro espressione politica. I partiti che raccolgono il consenso contadino, a partire dall'inizio del Novecento, fondamentalmente il Partito Populista, che è il Partito Socialista Rivoluzionario, e una sua articolazione, che erano i Trudoviki, sono partiti che sì, si appoggiano sui contadini, ma la cui leadership è urbana ed è nelle mani della piccola borghesia intellettuale. E ripercorrendo anche la storia della rivoluzione tedesca del 48 e di altre rivoluzioni, fa questa sintesi, cioè la classe contadina può essere anche la forza che muove la rivoluzione, ma non può guidarla. Il punto è se la guida verrà presa da un partito borghese che tradirà questa rivoluzione contadina, come per esempio in Germania nel 48, o se nelle condizioni della Russia il partito operaio può prendere la guida di questa rivoluzione agraria. Questo peraltro riprendeva anche una vecchia ipotesi di Engels non sviluppata, che diceva in Russia se si mette insieme una rivoluzione operaia con una riedizione della guerra contadina tedesca del 500, l'affare è fatto. In effetti più o meno andò così, anche se già era una sintesi non molto elaborata. Engels anche lui aveva questa capacità di guardare molto più in là, diciamo, della condizione contingente. E dunque Trotsky dice sì, se c'è un governo operaio e contadino, l'egemonia politica spetterà alla classe operaia, perché è più organizzata, più centralizzata, più capace di esercitare un'azione collettiva, laddove i contadini alla fine quello che vogliono è ognuno il suo pezzo di terra, appunto bruciamo i castelli dei nobili, ci dividiamo le terre e ognuno è contento per sé, perché questa, diciamo, era un po' la visione di base della rivolta agraria, almeno in parte, non solamente, ma in buona parte. E dice, se la classe operaia guida questo potere, dice, certo non può limitarsi a compiti puramente democratico-borghese, sarà fatalmente spinta a porre in primo piano anche le sue rivendicazioni come classe, non solo quelle economiche, per esempio la giornata lavorativa di 8 ore o la libertà di organizzazione sindacale. Invece sarà un governo operaio e contadino, sarà costretto a fare via via sempre più ampie incursioni, questa è l'espressione che usa, anche nel campo della proprietà borghese, cioè non solo attaccare la proprietà dei nobili ma anche quella della borghesia capitalistica. E aggiunge ancora in bilancio e prospettive, dice, ma come la Russia arretrata, il socialismo, noi abbiamo sempre saputo che Marx dice che in Inghilterra si farà il socialismo perché è il paese più avanzato, eccetera. E dice, sì, tutto vero, però la rivoluzione russa non sarà un atto isolato, non sarà un atto nazionale, può arrivare a mantenere questo suo sviluppo se diventa parte di una rivoluzione internazionale. E la sintesi del 1906 è proprio questa: la rivoluzione inizia come rivoluzione borghese, si completa, prosegue come inizio di rivoluzione socialista sull'arena nazionale e si completa sul terreno internazionale. Se ci pensiamo è esattamente quello che è la raffigurazione della rivoluzione del 1917, dunque penso che appunto sia stato adeguato definirla come veramente visionaria, e pochi tra i marxisti non solo in Russia avevano, diciamo, l'audacia teorica, mi verrebbe da dire, di proporre una prospettiva di questo genere. Il ruolo di Trotsky, come è noto, nella rivoluzione del 1905 non è puramente di propaganda. Trotsky ha rotto con i menscevichi già alla fine del 1924 proprio per queste divisioni. Si rende conto che i menscevichi sono sempre più attratti
dal Partito Liberale, dal Partito Cadetto, dunque su questo rompe e dunque agisce come quasi un libero battitore, cioè alcuni diciamo militanti di entrambe le frazioni che sono vicino a lui, sia Krasin tra i bolscevichi, sia Parvus che vabbè, era una storia a sé, eccetera. Però, in questo caso la sua debolezza di essere al di fuori delle frazioni in un certo senso lo facilita e arrivando in Russia tra i primi quando scoppia la rivoluzione riesce nel settembre-ottobre del 1905 a imporsi come figura dirigente del Soviet di Pietrogrado, che è il più importante, non è il primo che si forma, ma sicuramente essendo una delle due capitali è il più importante ed è quello che arriva a organizzare circa 500.000 di operai nella capitale e nella regione sull'onda di uno sciopero generale che dura per quasi un mese, 4 settimane, settembre-ottobre del 1905, e che culmina con lo zar che dice va bene, il famoso manifesto, va bene, vi daremo l'assemblea costituente. Naturalmente tutti i menscevichi, ah che bello, abbiamo vinto, ci darà l'assemblea costituente. Questa non era la posizione di Lenin, non era la posizione di Trotsky. Bruet descrive benissimo la scena di esultanza della manifestazione quando viene pubblicato il manifesto zarista con Trotsky che lo prende, lo straccia davanti alle masse, dice questo è un pezzo di carta che non vale niente perché il potere vero non è un pezzo di carta ma è nella nostra capacità di organizzarci, di armarci, abbattere definitivamente questo regime. Questo scontro tra le tre posizioni, appunto quella menscevica, quella bolscevica e quella di Trotsky, rimane sostanzialmente lo stesso fino alla vigilia del 1917. È importante notare che, per quanto appunto se ne dica nelle storiografie pseudo-staliniane, Lenin non disse mai niente, non sviluppò mai una critica dell'azione di Trotsky nel 1905, anzi, disse che sottoscrisse sostanzialmente tutti gli atti del Soviet di Pietrogrado, di cui disse Trotsky era meritatamente l'esponente più in vista e il dirigente, anche per colpa degli sciagurati bolscevichi di Pietrogrado che quando si formò il Soviet discussero un paio di serate e poi ebbero questa idea, andarono alla riunione come fosse in quest'aula e dissero questo è il nostro programma, se il Soviet aderisce potete scioglierlo perché entrate tutti nel nostro partito, se non aderisce al massimo potete fare un sindacato, perché una posizione ultrasettaria con cui Lenin, che non era ancora in Russia, non so, non aveva più capelli già dove mettersi le mani, però a un certo punto gli mandò una lettera, diceva, compagni, non è che forse questi Soviet potrebbero essere una forma del potere operaio di cui si discute? Ecco, per capire come stava messo. Nel congresso del 1907, nel congresso di Londra, c'è proprio un punto specifico che discute la risoluzione dell'attesa, siccome era il congresso di unificazione, per cui tutte le correnti, come si diceva stamattina, erano lì, discute proprio la risoluzione sul nostro atteggiamento verso gli altri partiti, verso i partiti borghesi, e Lenin esplicitamente dice la posizione di Trotsky è vicina alla nostra, è affine alla nostra, perché accetta l'idea del governo operaio e contadino e accetta l'idea che la collaborazione con i liberali ci può essere magari episodica, ma non ci può essere, cioè sostanzialmente siamo in conflitto con i liberali borghesi. È abbastanza certo che Lenin non avesse letto bilanci e prospettive, anche se cita l'espressione rivoluzione permanente che girava, perché comunque si riferisce anche quella a un testo di Marx sulla rivoluzione tedesca del 48, su cui adesso non ho tempo di entrare. Dunque, obiettivamente, la rivoluzione del 1905 ha avvicinato Lenin e Trotsky e ha allontanato i menscevichi da entrambi, che sono in piena apostasia, si battono il petto, dicono no, abbiamo sbagliato, non dovevamo prendere le armi, non dovevamo spaventare i poveri liberali che adesso ci abbandonano, e tutto finirà male. In effetti per un po' di tempo le cose andarono molto male fino al 1912 almeno. Tuttavia, la rivoluzione è finita, nel 1907 c'è già il riflusso e anzi la reazione, e dunque la diatriba, il partito è in disgregazione, quelle decine di migliaia di militanti sono o in prigione o in esilio o anche fucilati e oppure hanno abbandonato
hanno abbandonato la lotta, sono sfiduciati e dunque i dissidi della fase precedente si ripropongono in fase ancora in versione ancora più estrema. Tra il 1908 e il 1914, il 13-14, lo scontro è feroce perché i menscevichi propongono la linea del partito legale, cioè liquidare il partito illegale, perché ovviamente lo zarismo aveva messo fuori legge tutti i partiti che aveva in qualche modo accettato durante la rivoluzione. I bolscevichi dicono sì, il lavoro legale va bene, ci candidiamo alla Duma, come si diceva oggi, cerchiamo di fare un'attività parasindacale legale, però siamo clandestini perché questo regime non permette alcuna politica indipendente legale, e infatti sono tutti i dirigenti, tornano in esilio ovviamente, tutti i principali quadri, e in questa situazione ovviamente lo scontro diventa molto più lacerante di quanto non fosse già stato nel 1903. Lenin a fare un attacco, devo dire che Lenin sapeva essere molto tagliente nei suoi giudizi, però poi si è andato a vedere, cioè non c'è mai un attacco gratuito, e dice va bene, signori liquidatori, come dice, avete avuto la maggioranza, avete detto che se liquidando il partito illegale si poteva fare un'attività politica legale, però questo partito legale noi non lo vediamo da nessuna parte perché questo regime non lo consente, la vostra era un'illusione, era appunto il liquidare il partito tout court, non era scegliere una forma di attività rispetto a un'altra. Ovviamente Trotsky in quegli anni, cioè tentando in questa situazione il conciliazionismo, tenta veramente di conciliare l'inconciliabile molto di più di quanto non fosse nel 1903 e nel 1904. La sua è una pia illusione di poter in qualche modo rimettere assieme tutto il partito, dai bolscevichi più estremisti che proponevano il boicottaggio del Parlamento eccetera, fino ai menscevichi più liquidatori, e per questo motivo quando tenta nel 1912 di convocare una conferenza di unificazione, i bolscevichi rifiutano giustamente di parteciparvi, la conferenza di Vienna, e Trotsky si trova in un blocco completamente senza principi, come lui stesso dirà molto onestamente, innaturale, senza principi, in cui l'unica parte che mancava era la parte autenticamente operaia del partito, e dunque esce malconcio da questa esperienza. Lenin lo fustigherà pesantemente, e sicuramente questa cosa lascia un segno. Tuttavia è interessante e importante anche appunto, si leggono queste polemiche asperme in cui si dicono di tutto, si scrivono di tutto, cose su cui poi ovviamente anche lì la storiografia staliniana prendeva taglia e cuciti, pubblicava e diceva questi qua, figurarsi, altro che compagni, questi erano... Però le carte vengono completamente rimescolate con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, perché ovviamente la guerra fa... piazza pulita non tanto del movimento operaio in Russia, ma di tutto il movimento socialista a livello internazionale. Quasi tutti, si diceva stamattina, i partiti socialisti, socialdemocratici, socialisti, cadono nella trappola del nazionalismo, della difesa nazionale, tranne pochissime eccezioni, ci sono appunto abbandoni, tracolli che nel giro di pochi giorni si consumano: il Partito Socialista francese che entra nel governo, la Socialdemocrazia tedesca che in Parlamento vota all'unanimità i crediti di guerra, perché Liebknecht, si dice che Liebknecht votò da solo, però la prima volta, per capire qual era la pressione su un militante che comunque era un quadro integerrimo e sicuramente internazionale, lui votò nella riunione del gruppo a parte, disse dobbiamo votare contro, ma poi nella plenaria votò a favore, alla seconda votazione disse no, abbiamo sbagliato, e da solo contro 110 votò contro il bilancio di guerra dell'impero del Kaiser. Ma per far capire qual era la pressione, in Russia un filo meno, però perché chiaro erano tutti un po' in galera, cioè era un po' difficile fare i patrioti in galera, in esilio, però rapidamente la destra menscevica aderisce allo sforzo bellico, e anche il grosso, una parte degli, non solo i menscevichi ma anche una parte dei quadri bolscevichi, vacilla di fronte alla pressione del patriottismo scatenato, della mobilitazione bellica eccetera, e dunque quelli che resistono, che sono pochissimi, appunto a Zimmerwald si parla, se non sbaglio, di 38-40 partecipanti da quasi tutta Europa alla prima conferenza degli internazionalisti,
quelli che resistono sono, non, diciamo, rispecchiano solo in parte le divisioni precedenti, ed è un terreno molto più elevato su cui si va a porre la polemica. Cioè, se la polemica nel 1902-1903 tra opportunismo e marxismo in Russia era tra gli economicisti e i marxisti, l'Iskra, come si ricordava stamattina, e nel 1905 già aveva una base molto più ampia perché si confrontava con i compiti di un movimento rivoluzionario di massa, nel 1914 lo scontro è internazionale, virtualmente mondiale, diciamo, rispetto alle prospettive. Questo porta a un brusco riavvicinamento tra gli internazionalisti, i pochi che ci sono, e sia Trotsky che Lenin naturalmente si trovano in quel campo, sia pure con accenti ancora diversi. Trotsky, appunto, nel manifesto di Zimmerwald, di cui è l'autore, che venne votato dalla conferenza, non accetta di introdurre la formula di Lenin: bisogna sostituire, passare dalla guerra imperialista alla guerra civile, perché la ritiene una formula che non è ancora comprensibile alla massa, come poi si vedrà nel 1917. Tuttavia c'è un brusco riavvicinamento, si forma una pattuglia piccolina tra i menscevichi, di internazionalisti, pochi pochi, che si valgono della collaborazione di Trotsky, che è indipendente, e ci sono i bolscevichi. Ed è con questo schieramento che arriva la rivoluzione di febbraio del 17. E lì, questa lunga discussione, che appunto era nata più di un decennio prima, trova la sua ultima e definitiva manifestazione e sviluppo. Quando scoppia la rivoluzione di febbraio, Lenin è a Ginevra, o a Zurigo, non mi ricordo, comunque in Svizzera, diciamo, chiuso perché è circondato, e Trotsky sta a New York perché la Francia l'ha espulso e è finito in America, che stava per entrare in guerra ma era ancora neutrale. E dunque sono completamente staccati, i mezzi non erano quelli di oggi, e sviluppano la loro posizione sulla base di informazioni frammentarie e non, assolutamente non in contatto fra di loro. Lenin arriverà in Russia il 3 di aprile e Trotsky arriverà quasi un mese dopo, perché gli inglesi lo arrestano in Canada perché non vogliono farlo ritornare in Russia, per un mese riescono a trattenerlo. Ed è interessante, nel primo volume della storia della rivoluzione russa Trotsky pubblica alcuni articoli che lui scrisse in appendice, che lui scrisse a New York, su un giornale rivoluzionario di New York, senza sapere praticamente niente del dibattito in Russia, appunto sulla base di qualche notizia che arrivava e senza sapere. Ed è interessante perché quegli articoli ricalcano completamente le tesi di Lenin nelle tesi di aprile. E qui abbiamo anche un'altra piccola ironia, perché la questione che si pone, la storia non è questa la sessione sugli avvenimenti del 17, lo zar è stato rovesciato, si sono costituiti i soviet, nei soviet c'è una larga maggioranza di elementi riformisti e conciliatori, i bolscevichi sono 3-5% forse nei soviet, un po' di più a Pietrogrado, ma sono una piccolissima minoranza, e si è costituito, come in tutte le rivoluzioni in cui il popolo versa il sangue e le classi possidenti usurpano la vittoria, si è costituito il governo provvisorio col principe Lvov e un po' di qualche liberale e Kerensky come unico elemento socialista. E il dibattito, guarda un po', è sull'atteggiamento verso questo governo. E dunque si ritorna, capovolgendo la discussione di 12 anni prima, alla posizione dei menscevichi e della destra del partito bolscevico, cioè di Stalin e Kamenev, che però in quel momento erano maggioranza. È la posizione dei menscevichi e dei social rivoluzionari è di stare in quel governo, che Kerensky è un social rivoluzionario, ne fa parte, e più avanti ci entreranno anche con altri ministri. La posizione dei bolscevichi è: non è proprio il nostro governo, però finché non fanno troppe cazzate noi li sosteniamo, cioè li appoggiamo finché fanno cose giuste, li combattiamo finché fanno cose sbagliate, nella misura in cui. Questa è la posizione di Stalin e di Kamenev, che sono i primi a arrivare a Pietrogrado, contro cui Lenin lancia la battaglia frontale delle tesi di aprile, che, come dicevo stamattina, pubblica da solo. Cioè lui manda queste lettere da lontano in cui tenta di fargli capire che strada prendere, mentre è per strada per tornare in Russia, inizia ad avere alcune discussioni, è arrivato appunto a Pietrogrado, le tesi che abbiamo anche messo in
nel volume dove c'è stata la rivoluzione le abbiamo anche rimesse perché è utile rileggerle per intero, sono brevi, dicono sostanzialmente cosa. La rivoluzione c'è stata e se la classe operaia non è al potere, non è per motivi proprio oggettivi, lo sviluppo dell'economia, dice, no, è per motivi puramente soggettivi. La classe operaia ha fatto, e i contadini, diciamo, sotto la veste dei soldati zaristi che erano, si erano ribellati, ha fatto una rivoluzione, ma non era abbastanza organizzata e consapevole per tenerne i frutti nelle sue mani. E dunque il problema è squisitamente politico. Non è il grado di sviluppo della Russia, il grado di sviluppo dell'economia, quanti sono i proletari, quanti sono i borghesi o quanto è concentrato il capitale. Prima considerazione. Seconda considerazione. Esiste attraverso i soviet che a differenza del 1905 coprono tutto il paese perché i consigli sono, intanto la classe operaia è cresciuta ma soprattutto c'è l'esercito che sviluppa la sua struttura consigliare anche se all'inizio è molto confusa e anche spesso depistata dal corpo degli ufficiali, attraverso questa struttura si manifesta nel paese un dualismo di potere, i soviet sono un contropotere, un potere rivoluzionario embrionale, reale, embrionale ma reale perché la forza è lì, perché sono sostenuti dai contadini armati come soldati e poi c'è il governo provvisorio che è un potere formale ma che non ha una reale forza. L'obiettivo è semplicemente rendere consapevoli le masse di questa situazione e attraverso i soviet prendere il potere. Queste sono le tesi di aprile in cui dice noi cominceremo e poi in Europa si vedrà. Quando Lenin scrive e pubblica queste tesi, lo dicevo già stamattina, nessuno le firma, neanche Zinoviev che era stato con lui fino a, cioè era il suo, considerato la sua anima nera, diciamo così, il suo, e obiettivamente era il suo braccio destro in quegli anni, non Kamenev, e dicono Lenin cazzo è diventato o è anarchico o è trotskista, cioè questo è quello che gli dico. Anche nel tipo di polemiche che dicevo prima, o Luciano Gruppi che citava Alessandro, dicono, no, vabbè, Lenin ha adattato la situazione, ha voglia che ha adattato, cioè si è trovato a dover fare una battaglia da solo contro tutto il gruppo dirigente. Cosa gli dicevano i vecchi bolscevichi, oltre a dirgli sei diventato trotskista? Gli dicevano, ma come? E la dittatura democratica, e il carattere democratico della rivoluzione, qui c'è ancora tutta una fase da superare, adesso si farà la Repubblica, ci sarà l'Assemblea Costituente, ci sarà, e noi svilupperemo, abbiamo un grande futuro. E lui risponde nel suo modo appunto intransigente, diciamo che non lasciava mai spazio a equivoci, dice quella parola d'ordine non è che fosse sbagliata, dice però si è manifestata, si è realizzata in maniera imprevista a tutti noi, dice, come peraltro dice, è sempre quando una tesi teorica si dimostra nella realtà, non è mai come te la sei figurata, e adesso quella parola d'ordine è morta e sepolta, scrive. Chi tenta di resuscitarla va messo nel museo delle anticaglie bolscevichi, dei vecchi bolscevichi. Questo diciamo, cioè, vabbè, erano abituati per cui non se la sono presa, però diciamo, questo era il tipo di polemiche che lui fa all'interno del suo partito e inizia appunto a fare appello. Per cui quando Trotsky arriva un mese dopo, la discussione è già finita, Trotsky obiettivamente non ebbe parte, però è questo dibattito quello che spiega l'opinione che si diceva stamattina di Joffé quando dice Lenin ha riconosciuto che tu avevi ragione sulla questione della rivoluzione permanente. Trotsky per parte sua attraverso l'esperienza di Zimmermann della guerra è arrivato ovviamente e della rivoluzione di febbraio è arrivato alla conclusione che conciliazione è impossibile, che i menscevichi, diciamo tutte le correnti riformiste, piccolo borghesi, sono ormai state catturate dal liberalismo e dunque sostengono il governo, c'è solo una piccolissima pattuglia di menscevichi, neanche tanto buoni, che entrano nel partito bolscevico. Trotsky ha un suo gruppo, dove peraltro c'erano figure eminenti, perché non solo Joffé, per esempio Ulitschky, che fu un grande dirigente della rivoluzione, morì molto giovane nel 19, ucciso credo nella guerra civile, Lunacharsky stesso credo che aderisse al gruppo di Trotsky e altri, per cui era un gruppo di qualche migliaio, non molto grande, ma sicuramente di quadri di qualità, operano una rapida riunificazione col partito bolscevico che viene sancita nel congresso del luglio del 1917. Interessante, che lo cita sempre Alessandro, per cui non so la fonte, ma lui sicuramente la sa,
che ai fini di valutare l'anzianità di militanza nel partito bolscevico viene riconosciuta anche nel computo anche gli anni, il tempo passato nel gruppo di Trotsky, che si chiamavano gli interdistrettuali, a dimostrare l'affinità politica, diciamo, fondamentale che c'era tra le due tendenze. E il parere di Lenin su Trotsky, quello famoso, quando dice da quando ha capito che l'impossibilità della conciliazione con i menscevichi, non c'è miglior bolscevico di lui, è interessante perché viene dato quando si discutono le liste per l'Assemblea Costituente. Lenin, come sempre, fa una battaglia: ci state mettendo troppi intellettuali, troppa gente che non sappiamo chi è, troppa gente arrivata da poco che magari vogliono pure far carriera. Poi dice: quando parlo di gente arrivata da poco non sto parlando di Trotsky, perché è vero che è arrivato da poco, ma tutta la sua traiettoria dimostra che è qui, diciamo, su una base di principio, e appunto non c'è un militante migliore. È interessante, voglio prendere qualche minuto per ricordare anche una divergenza che non ha lo stesso carattere magari generale teorico, che però secondo me è interessante per far capire, è importante per far capire cos'è il processo vivo di una rivoluzione, qual è il ruolo che vi giocano i quadri, i dirigenti, le forze attive. Lenin fa una battaglia feroce, che è una riedizione, diciamo, di quella di aprile, tra settembre e inizio ottobre, per convincere il suo partito che è il momento di organizzare, non dice non di parlare, non di fare congressi, non di fare risoluzioni per il potere ai soviet, non per dire quanto è giusto che ci sia il potere sovietico, non è, ma per farlo. È proprio anche lì, dice, il destino della rivoluzione russa e mondiale si decide in due o tre giorni di lotta accanita, per cui nessun oggettivismo, nessun fatalismo, cioè è il momento di prendere la decisione. E Trotsky è il suo non si può neanche dire alleato, perché i due non si parlano. Lenin è nascosto in Finlandia, Trotsky sta in galera a Pietrogrado, lo liberano all'inizio del settembre e non c'è una comunicazione diretta, però obiettivamente sono i due quadri che spingono nella direzione dell'insurrezione. Si crea però una divergenza tattica, perché Trotsky, che è stato rieletto presidente del Soviet a settembre, i bolscevichi guadagnano la maggioranza prima a Pietrogrado e poi a Mosca, dice: attraverso i Soviet prendiamo il potere. Si convoca il congresso dei Soviet e di tutta la Russia e si prende il potere. Lenin, che se ne stava nascosto, trema e dice: questo qui si sta tergiversando, qui si perde del tempo, qui si vogliono fare discussioni. E a un certo punto propone una serie di piani chiaramente improvvisati. Per esempio, c'era il cosiddetto pre-parlamento, dice: prendiamo due reggimenti leali, andiamo lì, li sciogliamo e dichiariamo il potere operaio pochi giorni prima dell'ottobre. Oppure c'era un congresso di una parte dei soviet nel nord del paese, dice: abbiamo la maggioranza lì, partiamo da lì e prendiamo e lanciamo l'insurrezione. A un certo punto addirittura ipotizza che sia il partito a dare l'appello all'insurrezione, cioè il partito in quanto tale. E qui c'è una divergenza interessante che Trotsky ricostruisce bene sia nella storia della rivoluzione russa sia anche nello Stalin, quando dice: comunque le masse seguivano i soviet e si identificavano con i soviet come espressione della loro volontà, e i bolscevichi stavano conquistando l'egemonia nei soviet, la maggioranza è un soviet. Tuttavia questo non identificava una cosa con l'altra, non significava che le masse potessero seguire il partito direttamente. Seguivano il partito nella misura in cui agiva attraverso questa istituzione operaia, attraverso i operai e contadina, in cui, diciamo, l'intera massa, la stragrande maggioranza, si riconosceva. E obiettivamente la linea giusta è quella di Trotsky, perché è su quella linea che, con le strutture del Comitato Militare Rivoluzionario, che è un organo del Soviet di Pietrogrado, fondamentalmente attraverso quello strumento che si organizza l'insurrezione. Però questo per far capire che anche, diciamo, le sottigliezze, diciamo, della tattica e la precisione come posso dire, millimetrica con cui una direzione si doveva porre di fronte a un movimento di quella portata per in ogni momento saperne trarre la giusta conclusione. Ci sarebbe naturalmente, magari si può fare negli interventi o anche se non abbiamo tantissimo tempo, altri episodi di cui parlare. Trotsky ebbe almeno due importanti momenti di divergenza politica con Lenin: uno sulla firma del trattato di Brest-Litovsk e l'altro
nella polemica cosiddetta sui, sui sindacati nel 1920. Anche sul trattato di Brest-Litovsk si è fatta molta storiografia da parte degli stalinisti, ma anche della borghesia. Diceva Trotsky non voleva firmare la pace perché si illudeva che il giorno dopo scoppiava la rivoluzione in tutto il mondo, invece Lenin, il realista, firmava qualsiasi cosa, che ovviamente non era affatto pur di mantenersi al potere. Questa è la teoria. Questa ovviamente è una ricostruzione grottesca, perché c'era un'ala, sì, che voleva la guerra rivoluzionaria, che sarebbe stato un suicidio, anzi non sarebbe neanche partita, perché i tedeschi sarebbero entrati, come stavano facendo, senza trovare resistenza, ma non era quella di Trotsky, era fondamentalmente capitanata da Bukharin. Trotsky aveva una posizione intermedia, ma fu il suo voto quello decisivo, perché a un certo punto Lenin si trovò, cioè vinse 8-7 quella votazione del Comitato Centrale, cioè non è che era una situazione. E lui comunque diceva, comunque aveva questa logica di dire: se anche perdo, io so che la situazione oggettiva è talmente stringente che in pochi giorni questa discussione verrà rovesciata sotto la spinta, sotto la lezione degli avvenimenti. Comunque in quel caso fu la posizione di Trotsky a far sì che non passasse la linea della guerra rivoluzionaria, che in quel momento sarebbe stata assolutamente impossibile. L'esercito si squagliava perché i contadini dicevano: adesso mi tolgo l'uniforme, c'è stata la rivoluzione, vado al mio paese e mi prendo la terra, altro che star qui a combattere contro l'esercito del Kaiser o austriaco. E diciamo, questo si durò poche settimane, e la diatriba sui sindacati, diciamo, per quanto importante, ha a che fare con un altro passaggio, che è quello dalla fase del cosiddetto comunismo di guerra, alla fine della guerra civile, alla nuova politica economica. Sicuramente sono preziose le elaborazioni di Lenin, qualcosa si è detto anche nella commissione sullo Stato, nella dibattito sui sindacati, perché lì Lenin è molto chiaro su cos'è lo Stato sovietico operaio cosiddetto nel 1920-21, quando dice: sì, la rivoluzione, lo Stato operaio, ma questo è uno Stato operaio con forti deformazioni burocratiche. A un certo punto scriverà: è la vecchia porcheria zarista con una verniciatina di socialismo. E dunque lo scontro fondamentale è sul fatto che i sindacati debbono mantenere l'indipendenza dallo Stato e leggere. E dice: la classe operaia ha bisogno dei sindacati anche per difendersi dal suo Stato, dallo Stato operaio. Trotsky su questo, diciamo, era legato a una posizione precedente che stava venendo abbandonata, che era precedentemente di tutti. Tuttavia, a mio modo di vedere, non hanno la stessa pregnanza teorica queste polemiche, soprattutto quella sul trattato di pace, che era una valutazione puramente politica, di quelle che hanno avuto quelle sulla rivoluzione russa e sul suo destino. Tuttavia, l'atto finale, diciamo la fase finale, domani ne parleremo meglio, immagino, però è giusto citarla, dei rapporti tra Lenin e Trotsky, è quella degli ultimissimi mesi di Lenin, quando appunto già malato tra il 22 e il 23 prende coscienza del processo di iniziale degenerazione e burocratizzazione dello Stato e cerca appoggi, e trova l'appoggio fondamentale proprio nella proposta di un blocco con Trotsky, contro Stalin, in quel caso anche contro Kamenev e Zinoviev, che si concretizza sostanzialmente su due punti. Il primo è la questione nazionale, sempre nell'altra commissione, cioè la difesa dei diritti delle nazionalità, in particolare del Caucaso in quel momento, che rispetto alle proposte di Stalin, che sostanzialmente non tenevano conto delle aspirazioni di queste nazioni che erano state oppresse per secoli dallo zarismo, e poi direttamente della lotta contro la burocrazia. È noto che Lenin aveva proposto un'istituzione sovietica, l'ispezione operaria contadina, che doveva appunto servire da pungolo per combattere il burocratismo nell'apparato statale. E al capo di questo organismo c'era proprio Stalin. E nel giro di poco tempo ovviamente ne fece lo strumento dell'ulteriore burocratizzazione. E quando Trotsky riferisce la conversazione con Lenin, quando dice: il problema non è solo lo Stato, il burocratismo di Stato, il problema è anche questo organismo che è una beffa, Lenin poi lo scriverà, è diventato lo zimbello del paese, Lenin lo guarda e dice: mi stai dicendo che, mi sta, perché si davano del lei, dicendo che non si tratta solo di combattere la burocrazia nello Stato, ma anche nel partito,
E Trotsky dice, dice, supponiamo che stia dicendo questo, dice, in questo caso facciamo un blocco su questo perché questa è la necessità, e prende di mira, infatti proprio negli ultimi scritti, questa istituzione che era in quel momento il baluardo di Stalin. Su questo non vado oltre perché sicuramente Alessio avrà diciamo, possibilità domani di ricostruire meglio la vicenda, però l'atto conclusivo di questa traiettoria che comincia all'inizio del Novecento e finisce con la morte di Lenin è la ricostruzione, dopo tutti questi avvenimenti, dopo tutte queste prove, dopo tutte queste vicissitudini, della solidarietà politica di fondo tra queste due figure, di cui Trotsky peraltro sempre riconoscerà la superiorità di Lenin, sempre, particolarmente quando tornò, sempre no, ci sono dei momenti in cui no, quando tornò nel partito bolscevico e negli anni successivi non c'erano questioni di prestigio tra questi militanti, non perché non avessero un grande prestigio, ma perché il prestigio non era costruito artificialmente, erano, diciamo, le prove a cui venivano sottoposti che dimostravano la loro validità come quadri, come teorici, come dirigenti di partito, e si conclude esattamente in una battaglia che fu sconfitta, ma che è quella che poi attraverso un filo che appunto oggi compie 100 anni, quello sì perché era il 1923, noi siamo nelle condizioni di riannodare e di riportare alla luce, contro tutto quello che è stato accumulato di falsificazione, di distorsione o anche di semplice ignoranza in questo secolo, e che invece oggi ci ritorna in mano come uno strumento attivo di costruzione della nostra battaglia. Grazie mille Claudio per l'ottima introduzione. Adesso è aperto il dibattito, non ho ancora nessun intervento segnato, per cui intanto ne approfitto per ricordarvi i premi della Riffa, perché ancora non avesse preso il biglietto. Ne ho presi due. E al primo posto avremo un ottimo libro con dei manifesti sovietici introvabili da nessun'altra parte. E poi al secondo premio invece avremo un buono da 30 euro da spendere al banchetto del fondo di lotta, e infine come terzo premio i 3 volumi della storia del bolscevismo. Chiedo intanto ai compagni di segnarsi così che possiamo gestire i tempi, e poi ricordo, vieni Daniele, e poi intanto ricordo a chi non l'avesse fatto di accreditarsi e di versare il pagamento all'entrata. Vieni pure. Io devo finire il 6:35. Sì, sicuramente Claudio ha citato sui rapporti tra Lenin e Trotsky, le loro differenze politiche, l'evolversi delle loro posizioni politiche negli anni, le macchinazioni, le falsificazioni dell'apparato stalinista. Evidentemente c'era anche una volontà di voler costruire anche in modo assolutamente artefatto una continuità assoluta fra le posizioni di Lenin e quelle poi che saranno elaborate da Stalin e dai suoi epigoni, e questa, diciamo, operazione politica chiaramente ha sempre fatto il gioco dello stalinismo, ma è anche poi fatto il gioco diciamo degli ideologi della borghesia, di vari storici borghesi di varia natura, dei riformisti, per cercare di omologare Lenin, la rivoluzione d'ottobre, il bolscevismo con lo stalinismo, con la dittatura della burocrazia in Russia e con un regime oppressivo che appunto vuole essere presentato come assolutamente alieno alle masse, ai lavoratori, eccetera. E in questo senso invece penso che i tanti spunti, contributi alla ricostruzione molto puntuali di Claudio, e sottolineo anch'io la nostra pubblicazione Lenin e Trotsky che cosa lottano veramente, fa un punto di chiarezza molto specifico, e anche su una serie di questioni di metodo e politiche centrali per lo sviluppo di tutto il movimento rivoluzionario e comunista in Russia, che bene abbiamo ricostruito in dei passaggi fondamentali nell'introduzione di Claudio. Io un passaggio volevo riprendere, ma come mero esempio da proporvi per ragionare proprio su come anche dopo la presa del potere se ne rimasero i dibattiti nel Partito Bolscevico, e come alcune posizioni decisive per il dibattito del Partito Bolscevico e per le posizioni poi di Lenin, del bolscevismo, fossero in totale discontinuità con quello poi che saranno portate avanti
dello stalinismo. È un episodio che citava anche Claudio, che è il dibattito attorno alla pace di Brest-Litovsk. Come accennava anche lui, chiaramente la Russia esce assolutamente in enorme difficoltà dopo, già precedentemente, ma arriva in enorme difficoltà anche dopo l'ottobre. Le masse di soldati, in prevalenza situazione contadina, non volevano continuare la guerra, e su come condurre le trattative, in particolare con la Germania e con la Prussia, si anima un dibattito all'interno del partito bolscevico. C'è una posizione di fatto falsificatoria, stalinista, che attribuisce una volontà a Lenin e alla maggioranza dei bolscevichi di voler a tutti i costi firmare la pace per interrompere immediatamente le ostilità, e invece un Trotsky pseudo-estremista che nonostante fosse poi il principale riferimento bolscevico al tavolo delle trattative, proprio approfittando non si sa come, ennesimo ruolo di Trotsky che non si sa come aveva, però si trovava lì casualmente e osteggiava la firma della pace perché estremista come suo solito, diciamo, altri tipi di macchinazioni. E invece è molto interessante vedere che quel dibattito lì era completamente differente. Tutto il partito bolscevico era attraversato da un dibattito che in realtà era caratterizzato da un'altra posizione, che era quella appunto che citava già Claudio della guerra rivoluzionaria, posizione che aveva un peso molto significativo nel partito bolscevico perché affondava le sue radici in un'elaborazione politica degli anni precedenti, e che se effettivamente a un certo punto c'era un dibattito anche fra una posizione sostenuta da Trotsky e una sostenuta da Lenin, comunque il faro che animava tutte le loro elaborazioni su come condurre la trattativa e su come arrivare alla fine dell'ostilità, cosa che li accomunava, era l'idea di una prospettiva internazionalista, che era decisiva, cioè l'idea che in nessun caso la rivoluzione d'ottobre poteva sopravvivere se non si fosse estesa la rivoluzione a livello mondiale. È chiaro, non sto neanche a sottolinearvi quanto questo sia in un'assoluta discontinuità rispetto a tutta l'elaborazione del socialismo in un paese solo che poi hanno portato avanti gli stalinisti. E su questo la posizione di Trotsky era quella di portare avanti le trattative e arrivare a verificare se i prussiani, la Germania avesse fatto saltare il tavolo, avesse portato avanti l'offensiva, per provare a utilizzare sempre di più, ancora più di quanto già stavano facendo, le trattative di pace come una tribuna politica per portare le posizioni del bolscevismo, per portare le posizioni rivoluzionarie alle orecchie delle masse, dei soldati e degli operai in Germania e in tutta Europa. Quindi usarlo come una tribuna politica, una tribuna internazionalista, con l'idea che poteva essere un ulteriore strumento per l'estensione della rivoluzione a livello europeo, per evitare che la rivoluzione russa rimanesse isolata. E quindi l'idea era: possiamo continuare a portare avanti per ancora diversi giorni le trattative, continuare a usare quel tipo di spazio come una tribuna e contemporaneamente vedere se la ripresa dell'offensiva da parte della Prussia e della Germania può essere una dimostrazione ulteriore che la Russia bolscevica non vuole, il governo bolscevico non vuole la guerra, ma sono i prussiani, ma è l'elite dominante tedesca, e quindi screditarla ulteriormente agli occhi del proletariato tedesco e mondiale, oppure non c'è lo spazio politico, materiale, militare neanche per questo tipo di operazione, allora bisogna chiudere l'accordo di pace immediatamente, e anche poi argomentare queste posizioni nel dibattito interno contro invece quello che già accennava Claudio, già spiegava Claudio, una forte impostazione del dibattito interno del partito bolscevico a favore della guerra rivoluzionaria, che diceva no, bisogna portare avanti il conflitto che, come strumento per portare avanti la rivoluzione a livello europeo. Niente, non c'era in realtà il margine per questa operazione, e Lenin e Trotsky erano d'accordo su questo fatto, non c'erano proprio le forze materiali, i rapporti di forza per portare avanti questo tipo di posizioni, che per esempio sosteneva Bukharin, sostenevano altri dirigenti bolscevichi, e che invece la strategia migliore era quella che attraverso le trattative di pace si poteva fare propaganda, esportare le posizioni del partito bolscevico e minare la credibilità dell'elite, della classe dominante tedesca e non solo. E questo, concludo rapidissimamente, è interessante secondo me non solo per
può ricostruire una verità storica rispetto alle falsificazioni del stalinismo, non solo per distinguere su un punto centrale, cioè l'internazionalismo di Lenin e Trotsky rispetto all'idea del socialismo in un paese solo, e anche poi una certa reinterpretazione sciovinista, grande russa, che emergerà con lo stalinismo, ma anche per una questione di metodo, perché dimostra come poi un momento chiave come quello della trattativa di pace, cioè il momento della chiusura della prima guerra mondiale per la Russia dopo la rivoluzione, fosse un momento discusso con un dibattito che ha attraversato tutto il partito su questioni chiave, e che dimostrava poi come Lenin e Trotsky portavano dentro il partito bolscevico il dibattito, le posizioni, con l'idea dei migliori interessi della classe operaia russa e internazionale, e su questo provavano a costruire un'egemonia politica e portare a provare un dibattito che facesse alzare il livello politico della discussione e il livello di consapevolezza rispetto a quali fossero le necessità per la classe lavoratrice russa e internazionale. Grazie. Grazie Daniele. E chiedo ai compagni se vogliono segnarsi anche per domande o dubbi. Tempo ancora ce n'è, non per troppi interventi, ne abbiamo tre, vieni pure. E quindi c'è spazio ancora per un paio di interventi per segnarsi. Allora, il mio intervento in realtà sarà molto semplice e anche abbastanza breve. Veramente sarò io che racconto un aneddoto sulla rivoluzione russa, ma in ogni caso diciamo che questa collaborazione fra Lenin e Trotsky vivrà anche un certo momento di forza, per così dire, riguardo l'apparato istituzionale dell'Unione Sovietica stessa, cioè di quale dovrebbe essere poi la forma e le relazioni fra le singole repubbliche socialiste e gli organi federali, banalmente. Ora, in questo contesto ci troviamo di fronte a due situazioni e due approcci completamente differenti. Da un lato l'approccio stalinista, il quale in effetti optava più che altro per una centralizzazione, anche in effetti poi nel solco di un pannazionalismo russo, che da sempre e anche successivamente poi i fatti alla lotta con Trotsky e così via resterà sempre un pallino dell'azione e della politica di Stalin. E in questo contesto però appunto il nostro carissimo Giorgiano, non tanto carissimo, optava appunto per una completa centralizzazione del potere nelle mani di Mosca e quindi sostanzialmente gli organi centrali federali, a discapito poi dei singoli diritti e della rappresentanza delle singole repubbliche socialiste. Al contrario di un approccio leninista e anche condiviso da Trotsky, il quale al contrario supportava in effetti una rappresentanza paritaria dei singoli organi istituzionali delle singole repubbliche rispetto appunto agli organi federali. Questo conflitto teorico si trasformerà in effetti anche in un conflitto personale. Ci sarà una polemica, anche una dura polemica, un duro contrasto fra, in particolar modo fra Stalin e Lenin, tant'è che Stalin, se non ricordo male, definirà l'approccio leninista come un approccio infantile, questione istituzionale dell'URSS. Dall'altro Lenin risponderà in effetti a queste critiche e nel corso appunto di questo conflitto, definendo Stalin un non mi ricordo effettivamente il titolo, ma posso parafrasare, un rude poliziotto grande russo, sostanzialmente. Non è altro che l'ennesima dimostrazione di quello che è un conflitto che attraverserà sostanzialmente l'intera produzione teorica e l'attività politica proprio fra Stalin e il duo, se così vogliamo definirlo,
di Trotsky e Lenin. Come detto, era un intervento molto breve. Quindi. Grazie mille. Grazie mille. E chiedo ai compagni se hanno altri interventi, altri contributi, tempo ancora ce n'è, altrimenti potrei anche lasciare la parola a Claudio, scusate, che so che potrebbe intrattenerci per ancora molto tempo. Però penso che cose da dire ce ne siano, i compagni non si facciano paura e anzi si facciano avanti. Chiudiamo. Claudio, chiudiamo. Oh, non c'è nessuno. 18.08. Può costringere la gente. Infatti. Va bene, dato che non c'è nessuno, sicuramente la giornata sarà stata stancante, immagino anche la discussione, lascerei la parola a Claudio che farà una seconda introduzione per un'ora, ci sono ancora dei panini per chi la volesse, per chi li volesse. Pochi, però pochi, quindi accorrete veloci. Vai Claudio. Quella sui panini era una battuta. Però finché ci sono va mangiato. Ma mi riferirò soprattutto all'intervento di Daniele, non perché l'intervento di Andrea, scusa, sia stato poco interessante, ma credo che se proprio lo lasciamo ad Alessio che domani ci farà, spero che tu ci sia, perché quello insomma, è almeno il calcio d'inizio, poi lui elaborerà. La questione nazionale nell'URSS, anzi prima nella Russia post-rivoluzionaria e poi nell'URSS, se non per dire che nell'anno del Signore 2022, non Stalin che è morto molti anni fa, ma Vladimir Vladimirovich Putin ha detto l'Ucraina esiste per colpa di Lenin e della rivoluzione d'ottobre, altrimenti sarebbe... Questo già per dire che certe discussioni possono avere diciamo, delle ripercussioni di ampie, e in un certo senso ha ragione, in un certo senso ha ragione. Il dibattito su questo non c'erano differenze tra Lenin e Trotsky neanche prima del 17. La differenza sulla questione nazionale fu soprattutto con Rosa Luxemburg, con Piatakov, che peraltro era ucraino, che negavano che il partito dovesse difendere il diritto di autodeterminazione per le nazioni oppresse dall'impero zarista. C'è un capitolo intero proprio dedicato a questo nella storia della rivoluzione russa di Trotsky, che ha deciso, secondo me, giustamente in quel libro, proprio di isolare il tema in un capitolo a parte, che è straordinariamente efficace per riassumere quella discussione e mostrarne l'applicazione pratica nel 17 e anche oltre, perché poi appunto la Russia zarista non era l'unico impero che andava crollando, e nell'impero austro-ungarico, che era dall'altra parte della trincea, ma che era un altro stato multinazionale pieno di minoranze oppresse, la posizione riformista, che non era quella dell'autodeterminazione difesa appunto da Lenin, ma era quella dell'autonomia nazionale e culturale all'interno dello Stato, fece sì che l'impero ovviamente crollò come era giusto, ma poi lo Stato si frantumò, mentre invece la questione nazionale fu una leva non solo per la presa del potere, ma anche dopo la rivoluzione, perché durante la guerra civile, prima di quei dibattiti a cui faceva riferimento Andrea, le armate bianche ovviamente combattevano anche in Ucraina, nel Caucaso, eccetera, però quando arrivavano lì dicevano col cavolo che se vinciamo noi vi diamo l'autodecisione, ritornate tutti sotto il pugno di ferro di Mosca. Questo fu un fattore non secondario nel dare la vittoria all'Armata Rossa nella guerra civile. Però ripeto, questo tema degli ultimissimi dibattiti su questo pertiene soprattutto alla discussione di domani, e per cui lo lascio qua.
Invece credo che l'intervento di Daniele dà uno spunto sia sulla questione della, del dibattito sulla trattativa di pace, ma anche su due questioni importanti, che sono quella appunto dell'internazionalismo e della guerra rivoluzionaria, che hanno una lunga storia nel movimento, appunto anche prima del 17. È noto che la teoria del socialismo in un paese solo è nata solo nell'autunno del 1924, da Stalin, dopo che Lenin era morto, per la prima volta formula questa posizione. È importante capire che la questione non era solamente l'internazionalismo socialista, cioè quello del manifesto del Partito Comunista, che termina dicendo: proletari di tutto il mondo unitevi, gli operai non hanno pace. Anche quando Lenin riteneva, come ho detto prima, che la rivoluzione russa sarebbe stata una rivoluzione che sarebbe stata rimasta nell'ambito di un regime capitalista, democratico appunto, lui legava nettamente la questione della rivoluzione russa alla questione della rivoluzione europea, addirittura in due tattiche, sempre che comunque è il suo testo fondamentale sul 1905, e ripeto, anche se ha quel limite, quell'errore se vogliamo politico, vale la pena di leggerlo, dice: anche una repubblica democratica in Russia non si reggerà da sola senza il sostegno della classe operaia socialista in Europa. Questo perché era sfiduciato, perché era pessimista? No, perché Lenin era realista e diceva: una rivoluzione isolata in un paese così arretrato, può anche succedere che una repubblica democratica soccomba alla reazione di questa massa contadina, che può essere manipolata per esempio da un regime bonapartista, come era avvenuto nella Francia sia con Napoleone I sia con Napoleone III, in maniera ovviamente molto, molto diversa, oppure soccomba un'alleanza tra la vecchia aristocrazia zarista e la borghesia liberale, che riesce a strangolarla. E dunque, diciamo, in Lenin si combinava assolutamente questo realismo ferro di non cedere mai, diciamo, a dire: vabbè, prendiamo l'ipotesi più ottimistica, andrà così, no, di calcolare sempre in maniera materialista e rigorosa quelli che erano i reali fattori materiali appunto in campo, ma sempre con la fiducia, perché non è che diceva: non c'è niente da fare, allora siamo già condannati a perdere, no, diceva: noi abbiamo la nostra riserva di forza è nella rivoluzione socialista in Europa, e dunque se la rivoluzione russa è la scintilla che incendia il continente, allora avremo questa possibilità. E questo internazionalismo è alla base di tutta la sua azione, di tutta la sua vita, e si manifesta appunto nel 1918, all'inizio del 18, quando c'è lo scontro sulle trattative di pace. Daniele ha già ricordato qual era il punto, però voglio evidenziarlo ancora di più. La questione era questa: l'impero zarista è il primo a crollare, ma qui tutti i regimi in guerra sono logorati, 4 anni di massacri, di fame, di trincee, di milioni di morti, di razionamento, cioè la popolazione non ne può più. C'era stata in Italia, per esempio, c'era stata la rivolta di Torino nell'agosto del 17, c'erano stati gli ammutinamenti, i primi ammutinamenti nell'esercito imperiale, nella marina imperiale tedesca. C'era chiaramente un malcontento profondo, e la domanda che si faceva aveva questi due poli. Il primo: noi vogliamo vedere se il regime del Kaiser, il regime imperiale tedesco, è capace di scagliare il suo esercito non contro lo zar ma contro una rivoluzione, oppure se questo esercito gli si squaglia tra le mani. Naturalmente non potevi saperlo prima, cioè, solo la prova dei fatti poteva dimostrarlo. E il corollario politico di questo era che, come ho detto, la socialdemocrazia in Germania aveva appoggiato la guerra, e in Austria. E dunque dicevano, e andavano a dire in Germania e in Austria agli operai, ai soldati: vabbè, i bolscevichi parlano di pace, ma loro interessano solo i fatti loro, faranno la pace col governo imperiale, noi restiamo qui come dei cucù a andare avanti a dover fare la guerra contro gli altri. E dunque volevano smascherare questa ignobile posizione della socialdemocrazia e dei riformisti. La posizione tra Lenin e Trotsky rimane grosso modo affine, fin tanto che si tratta di una guerra di propaganda.
E Trotsky è molto bravo, molto efficace, tira in lungo le trattative, li sputtana in tutti i modi, fan venire fuori. Intanto iniziano a pubblicare tutti i trattati segreti che ha firmato lo zar per dimostrare, diciamo, qual era la verità della diplomazia borghese. Chiedono anche, tentano anche di far trasferire le trattative in un paese neutrale, chiedono di andare a fare le trattative anche a Vienna. A un certo punto fateci parlare, lo dicono alla socialdemocrazia, dite di avere gli operai con voi sulla questione della guerra, fateci parlare con gli operai austriaci, che ovviamente si guardano bene dal fare, dal permettergli, però la tirano più in là possibile. Però si arriva al punto in cui i tedeschi danno l'ultimatum, cioè adesso questa è la mappa di come va spartita la situazione, o vi va bene oppure c'era un armistizio in corso, l'armistizio finisce, lo rompiamo e rinizia la guerra. E lì si crea la spaccatura. La spaccatura non è su guerra rivoluzionaria o pace, ma Trotsky dice dobbiamo vedere se questa è una minaccia solo a parole o se sono in grado di realizzarla. E per cui dice noi ritiriamo la delegazione e dobbiamo capire se i tedeschi sono in grado di riprendere l'offensiva contro di noi. Per un qualche giorno sembra che sia così, poi lo Stato Maggiore esita, usciranno anche poi testi, studi, lo Stato Maggiore tedesco dice però forse possiamo evitarci questa avventura, però poi prevale la scelta di occupare soprattutto l'Ucraina, che gli serviva anche da un punto di vista economico per il grano, come è tuttora oggi, eccetera. E dunque riprende l'offensiva tedesca e in quel momento c'è la rottura appunto tra Lenin che dice dobbiamo aspettare tra Trotsky che dice dobbiamo aspettare ancora e verificare che tutto il mondo veda quello che sta succedendo, e Lenin che dice no, basta, adesso qui se non firmiamo subito rischiamo il crollo di tutto. Ed è in quel momento che poi pochi giorni dopo Trotsky fa quel voto decisivo che accennavo prima. È importante però richiamare come stavano le cose da un punto di vista di principio, da questo punto di vista, perché non c'era un'opposizione di principio all'idea della guerra rivoluzionaria in nessuno. Cioè l'idea che a un certo punto una rivoluzione possa anche allargarsi se viene attaccata contrattaccando con le armi era accettata da tutti. Nello stesso autunno del 17 Lenin dice noi dobbiamo trattare per la pace, e dice ma se nonostante tutto non ce la facciamo, dice, se nonostante tutto non riusciamo, allora proveremo a fare una guerra rivoluzionaria, però prima dobbiamo fare tutto il possibile per interrompere questa guerra che la borghesia ha avviato e che i lavoratori e i contadini non vogliono portare avanti. Ci fu un altro episodio esattamente su questo punto nella guerra russo-polacca del 1920. Nel 1920 la Polonia, che si è costituita grazie alla sconfitta della Germania e alla rivoluzione russa, è diciamo il braccio armato dell'imperialismo francese e attacca la Russia per tentare di correggere il confine, ed entrano profondamente nel territorio russo e ucraino. E lì c'è esattamente la stessa discussione, e Lenin in quel momento è per la guerra rivoluzionaria. Nell'estate del 1920, quando l'armata rossa inizia a contrattaccare e contrattacca con grande efficacia, dice arriviamo a Varsavia, abbattiamo la borghesia polacca e la rivoluzione russa arriverà al confine della Germania, che per loro era sempre il riferimento. Cioè, tutte queste discussioni, quando arriva la rivoluzione in Germania, tutte le discussioni sono su quella. Addirittura Lenin dice se ci fosse una possibilità concreta oggi di rivoluzione in Germania, noi avremmo il dovere di sacrificare la Repubblica Sovietica in Russia se questo servisse a fare la rivoluzione in Germania. Però dice se fosse concreta, se fosse oggi, se è domani e dopodomani, questo ragionamento non vale perché significa suicidarci. In quell'occasione è Trotsky dal lato, diciamo, tra virgolette, della prudenza, in cui dice sì, va bene, contrattacchiamo, ma la Polonia ha appena riconquistato l'indipendenza. Non ci vedranno come un'armata operaia, ci vedranno come un esercito russo che torna a occupare dopo che lo zarismo in Polonia aveva fatto da vendere e da spendere, massacri, repressioni, eccetera, per cui è impossibile che da un nostro intervento nasca una rivoluzione. E in effetti aveva ragione Trotsky in quel caso, perché l'armata rossa arriva a Varsavia, ma poi viene sconfitta alle porte di Varsavia, deve rinculare pesantemente e il trattato di pace non è favorevole certamente alla Russia sovietica. Però questi episodi ci aiutano a capire come si legavano queste questioni di principio, che erano queste sì immutabili, perché l'internazionalismo era un principio immutabile, l'internazionalismo classista era la base su cui tutta questa politica era costruita, ma poi davano luogo appunto a discussioni, confronti e momenti di scontro anche molto
molto critici, perché appunto non è che si parlava di come andava a finire un congresso, si parlava di come andava a finire una guerra civile, un movimento rivoluzionario, arrivava a questa intensità senza peraltro mai compromettere appunto quella solidarietà di fondo sui principi che è quella che ha contraddistinto sempre queste due grandissime figure. Ecco, io credo che chi vince i 30 euro, chi vince la storia del bolscevismo, chi vince i 30 euro può scegliere tra prendere la storia della rivoluzione russa o lo Stalin, secondo me, aggiungendo qualche euro che completano, io credo, molto bene questi due giorni di discussione, no, questi due giorni, questa giornata di discussione, quella di domani ancora da fare. E ci stava, finisco su questo, personalmente mi ero anche domandato se aveva senso mettere una sessione su Lenin e Trotsky, ma credo che sia importante per due motivi. Il primo, che queste idee, lo diceva già Alessandro stamattina, non è che si sono sviluppate solo nella testa di qualcuno che studiava più di altri, cioè è stata una dialettica veramente sempre di una vitalità e di una, e di una forza straordinaria. Non c'era veramente niente di formale, di accademico in queste discussioni, poi magari qualcuno indulgeva un po' a Bukharin, era un po' scolastico, però diciamo erano sempre, e noi dobbiamo imparare in una situazione in cui il dibattito politico è sempre determinato, quello attuale intendo dire, anche a sinistra, da questo formalismo, da questo applicare concetti astratti, da questo prescindere dalla realtà e muovere chi dal sentimento, chi dal principio umano, no. Questo è il modo in cui i marxisti discutevano e discutono di politica e di costruire la loro organizzazione. E poi è un fatto che negli anni più alti della rivoluzione d'ottobre Lenin e Trotsky erano due figure identificate. Leggete John Reed, leggete Dieci giorni che sconvolgono, ma addirittura negli strati popolari e ignoranti fuori dalla Russia, il contadino semianalfabeta, il manovale, alcuni pensavano che era una persona sola, Lenin Trotsky. No, veramente. Perché no, sulla stampa voleva, Lenin Trotsky, poi Trotsky era molto conosciuto come capo dell'Armata Rossa, no, dipinto, sanguinario, erano identificati come una cosa sola, addirittura già quando iniziò la campagna antitrotskista nella metà degli anni 20, i dirigenti dei partiti comunisti fuori dalla Russia, fuori dall'URSS, dicevano, quando dovevano spiegare ai loro militanti che Trotsky in realtà non aveva mai capito un cazzo, dicevano, certo, i compagni saranno stupiti perché ci siamo abituati per tutti questi anni a vedere queste due grandi figure che erano i nostri riferimenti, come, ecco, questa realtà appunto ci vollero decenni, 10 anni di reazione staliniana e poi tutto quello che ci fu nei decenni successivi per oscurarla. E non si può riscattare il pensiero di Lenin senza tenere conto anche di questo aspetto, se pensiamo come pensiamo che Lenin è una figura legata indissolubilmente alla rivoluzione d'ottobre, all'elaborazione teorica che ne viene. E dunque riscattare il pensiero di Lenin significa anche ripulire da un punto di vista biografico, politico e teorico e ridare il giusto valore alla figura di Trotsky come dirigente, come teorico, come militante e infine come martire del proletariato internazionale, che sta all'altezza di Lenin, non in un pantheon come quelli che disegnavano allora molto belli con le foto, nel patrimonio che ha lasciato e su cui noi oggi ancora siamo in grado di costruire. Grazie Claudio, grazie a tutti i compagni e abbiamo terminato la giornata di oggi, per cui vi chiedo di prendere le vostre cose e liberiamo la sala in maniera ordinata e pulita e ci vediamo domani alle 10 nella sala dell'auditorium di Valvassori Peroni per la discussione sull'ultima battaglia di Lenin. Buona serata compagni.